L'attesa del Natale si è accesa a Cortona con 5 giornate ricchissime di eventi sviluppate attorno al tema centrale dell'enogastronomia, ma poi sviluppatesi in tantissime attività collaterali, dalla musica all'artigianato, dalle animazioni per bambini alla solidarietà. Il merito è di Flavors of Christmas, la manifestazione ideata dalla Confcommercio con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Cortona e il sostegno della Camera di Commercio. In piazza Signorelli montato il Pala Preludio, elegantissima tenso struttura trasparente che fino a domenica sarà aperta ogni giorno dalle 15 alle 24 per ospitare cooking show, apericene, concerti e tante degustazioni di cioccolato e dolci dei pasticceri locali. Una location bella di giorno ma particolarmente scintillante di sera per effetto delle trasparenze e delle luci dei lampadari che la illuminano di grande impatto scenografico. In Piazza della Repubblica invece gli stand dei prodotti tipici artigianali ed enogastronomici del territorio cortonesi, aperti dalle 10 alle 20 con tante proposte interessanti. Il Pala Preludio ospita anche un concerto in favore delle popolazioni terremotate di Norcia con la partecipazione di Quasar 2.0, Susi Agostinelli, Daniele Rossi ed Erika e la cover band L'Ombra del Blasco. A completare il programma i cooking show con cibo e musica. Sabato alle 17.30 ci sarà il lancio collettivo delle Lanterne dei Desideri con l'animazione musicale di Andrea Fognani ed Enzo Scartoni. Alle 18.30 altri cooking show nel Pala Preludio e dalle 20.30 la musica con i DJ Marco Fumagalli e Alessandro Mencacci. Domenica invece dalle 16.30 i personaggi delle più amate fiabe Disney sfileranno in parata nelle vie del centro a cura dell'Associazione del Carnevale di Fogliano della Chiana.